Nottata di merda. Perché certe volte, quando uno dice una cosa, ci si illude di essere compresi. In realtà, la mia domanda è: come possiamo immaginare di poter essere compresi da qualcun altro se quello che dico io è sulla base del mondo che ho all'interno di me e chi mi ascolta basa le mie parole su quello che ha all'interno di se stesso? Ci illudiamo di capirci, ma non ci capiremo mai. Ogni uomo è un'isola. Passata una notte di merda, più di merda non si può. Sono svegliato tra l'altro prestissimo stamattina, mi sono svegliato 100.000 volte. Mi rigiravo nel letto, poi certe volte, ecco, vivere da soli. È bello quando uno divide casa, magari con qualcuno, almeno si sfoga un po'. La cosa positiva è che stamattina sono stato svegliato prestissimo da mio padre. Mi ha portato la colazione. Cosa quasi unica, perché non ricordo una volta che sia successo, ma era probabilmente perché io non ho mai vissuto qui, quindi è stato gentile, mi ha portato il cornetto e il cappuccino. È un momento in cui ho bisogno un po' di coccole, ma non mi sembra giusto. Che merda, ragazzi. Sono passate nella mia vita un po' di persone. C'è stato soprattutto un periodo nel quale non me ne fregavo un cazzo proprio di niente, di nessuno. Tendenzialmente sono una persona che difficilmente si lega, perché io ho avuto ovviamente delle esperienze di vita, anche semplicemente di amicizie, che mi hanno portato ad essere in questo modo e sinceramente non dico che me ne pento, perché sono così. Non sono una persona che chiama subito amico una persona che per esempio ho conosciuto da poco. Non mi aspetto grandi cose dalle persone in generale. Mi ricordo in passato ci sono state persone che hanno fatto l'impossibile, magari pur di starmi accanto, e in un modo o nell'altro entravano nel cuore, se non un semplice sentimento di amicizia, un ti voglio bene, ovviamente volevano qualcosa in più. Io non me ne fregavo proprio, perché le cose o ci sono o non ci sono. È brutto rendersi conto dell'incompatibilità degli esseri maschili e femminili in questo caso, talvolta anche maschili e maschili o femminili e femminili. Raga, sembra una stronzata, ma davvero, lo dico da anni, ogni uomo è un'isola. Siamo lì, in mezzo all'oceano, in mezzo al mare, circondati dall'acqua e non ci sposteremo da lì, in nessun modo. È un peccato, è un peccato. Io che sono uno zingaro felice. Siamo uno, nessuno e 100.000. Ma che cazzo sto dicendo? Mi sono appena svegliato, ragazzi. Questo è il mio esperimento. Tra poco vengono anche i ragazzi. Dobbiamo iniziare a lavorare tremendamente. Abbiamo incominciato un nuovo progetto di Nocciolino 24. Di Antonio. Nocciolino 24 è solo una parte. Questo è importante da sottolineare ancora una volta, perché molte persone credono che io sia solo ed esclusivamente Nocciolino 24, cioè quello che vedete nei video. Ragazzi, mi dispiace deludervi, ma non è così assolutamente. Cioè, magari voi vedete una piccola parte di me, ma io non sono solo questo. Cazzarola, non sono solo questo. Diciamo tendenzialmente che è una delle parti migliori. Non lo so, pensieri di prima mattina, sto bruciato. Stiamo facendo un sacco di altri progetti, è una cosa figa. Sono soddisfatto a metà per il momento, perché in realtà devono incominciare un sacco di cose in più. Quindi vabbè, adesso mi vado a preparare, mi vado a fare bella doccia e poi devo mettere un po' a posto in modo tale che i ragazzi possano comunque entrare anche qui dentro, prendiamo un caffè e poi dopo ci mettiamo terribilmente al lavoro. Per il momento è tutto. Ricordatevi, ragazzi, non abbiate mai paura di chiedere scusa, non siate troppo sicuri delle vostre ragioni. Io sono tendenzialmente una persona che non ama fare discussioni. Nella mia vita ho detto scusa anche troppe volte, anche laddove non ce n'era bisogno. Non abbiate paura quindi di chiedere scusa se credete di aver sbagliato. Se non sbagliate, ragazzi, non permettete a nessuno di farvi passare per il cattivo o per la cattiva della situazione. Non è giusto. Datevi un valore. Ciao. Andava a 100 all'ora per
Ho bisogno davvero di poche persone nella mia vita. Siamo cazzuti! Cazzuti! Con sta barba incomincio ad assomigliare a Garibaldi. Qua, buongiorno a sto cazzo.